Oggi si decide la qualificazione del Sassuolo in Champions League. Affronteremo il CSKA di Mosca. All'andata abbiamo vinto 3-0. Dopo pochissimi giorni affronteremo l'Inter e non possiamo neanche far turnover. Ma adesso concentriamoci su questa partita. Una vittoria e siamo qualificati. Andiamo a fare la formazione, ragazzi. Siamo costretti a giocare così con Tabanelli, Alessandro Stanco, Camporese, Varane e Mattiello. Al centrocampo c'è Pauleta, Rakitic e Marcos. In attacco Castillo, Tevez e Gabriel Jesus. Molti attaccanti sono stanchi, Coman e Gabriel non ci riescono, Vidal è stanchissimo, abbiamo messo Brotonier, abbiamo messo Alastra, Raffaello e Agazzi. Non giocheranno questa partita né Bellerin, né Xabi Rodriguez, né Giuseppe Paolo. Andiamo a vedere la formazione del CSKA di Mosca. E ragazzi, nevica, non ci voleva, abbiamo anche le magliette bianche. Questa è la formazione del CSKA di Mosca con un 4-5-1. Dimentico sempre di vedere il meteo prima di scegliere le magliette. Vabbè, non fa niente, sarà una partita difficile. Ci serve un solo gol. Dobbiamo portare a casa la vittoria. Pauleta si gira molto bene, vede Rakitic. Ah, sì, mamma mia! Dopo due minuti, subito la parata del portiere del CSKA di Mosca e siamo andati vicinissimi al gol. Pallone alto, sbagliato. Musa si gira, Musa ancora, ancora Musa. Il CSKA ci prova! Pallone fuori di poco. Attenzione, attenzione, attenzione Tabanelli. La toglie lì all'incrocio. Attenzione! Tabanelli ancora. Finisce il primo tempo, ragazzi, solo CSKA di Mosca. Non è stato pericolosissimo, ma ha creato solo la squadra avversaria. Bravissimo! Gabriel Jesus salta l'avversario. Benissimo! Il tocco a Tevez. Forza, forza, forza. Sì, tutti in fuorigioco. Maledetti. Oh! Dai! Colpo di testa a vuoto di Gabriel Jesus. Ragazzi, non ce la facciamo, ragazzi, non si riesce a costruire, campo pesantissimo. Entra Gabigol al posto di Gabriel Jesus, che come sempre fa solo presenza. Entra Vidal al posto di Rakitic e proviamo la carta Brotonier al posto di Pauleta. Dai Tevez, dai Tevez, dai Tevez. Girati, 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 benissimo. Ok, Tevez. Il tocco a Mattiello, forza, forza che ce la facciamo, mettila in mezzo, sì, no! Calcio d'angolo per il CSKA, siamo al 90esimo, niente, solo possesso di palla, oh! Che cacchio è successo? Finisce ragazzi, una bruttissima partita, finisce in parità, pochissime occasioni da vedere. Davvero non so cosa farvi vedere in questa partita. Pallone al centrocampo. Adesso vediamo i risultati delle altre due squadre. Rischiamo di uscire dalla Champions League. Sassuolo e Paris Saint Germain a 9 punti. CSKA di Mosca 7 e 2 punti per lo Young Boys. L'ultima partita la faremo, la disputeremo contro il Paris Saint Germain. Se perdiamo, siamo usciti perché il CSKA di Mosca di sicuro vincerà contro lo Young Boys. Adesso mi alleno i giocatori, cerco di far riposare i miei giocatori e affronteremo l'Inter. Almeno lì dobbiamo cercare di fare gol perché questa partita è stata bruttissima. Questa è la formazione che affronterà l'Inter in trasferta con Tabanelli, Alessandro, Raffaello, Varane e Bellerin, Rakitic, Vidal e finalmente c'è Xabi Rodriguez. E poi in attacco Kingsley Coman, Tevez fuori forma e Gabigol. I sostituti sono Agazzi, Camporese, Alastra, Giuseppe Paolo, Marcos, Castillo e Gabriel Jesus. Le energie ce ne sono di energie, ce la possiamo fare, proviamo a vincere. Questa è la formazione dell'Inter, in porta c'è Di Gennaro con il numero 12, il modulo è un 4-4-2 a rombo, occhio a Jovetic che è diventato fortissimo, Xabi Rodriguez tiene il pallone, Xabi Rodriguez! L'ho vista in porta, primo tiro in porta, Xabi Rodriguez ha tirato una fucilata ragazzi, mamma mia,
Xabi si gira, Xabi Rodriguez, mamma mia, il tocco a Tevez, deve solo toccarla! No! No! 7 minuti, già due grandissime, palle gol! Tevez fa una finta, salta l'avversario, Tevez! Fuori ancora. Dopo 10 minuti, ancora un'occasione, palla fuori di un soffio. Vai, vai, chiudi, 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 chiudi. No, perché hai lasciato solo? Perché hai lasciato solo? La difesa dov'era? Secondo gol subito in campionato su un contropiede che non ho capito. Di nuovo, di nuovo! Palla fuori, mamma mia quante occasioni. Vai Vidal, Arturo Vidal, se ne va. Attenzione, ancora un buco signori. 1-1, questa volta il buco difensivo è interista. E pareggia Carlitos Tevez. Ok, l'importante è aver pareggiato subito. Carlitos Tevez, lo meritavamo il gol, meritavamo anche il vantaggio. Attenzione, attenzione, Tabanelli. Punizione dal limite per un fallo di mano e adesso Tevez può portare in vantaggio il Sassuolo con questo tiro. Vediamo un po'! Tevez! E la doppietta! Andiamo a fare un altro gol così si porta il pallone a casa. Tevez su punizione. Manca Castillo ma segna Tevez. Grandissimo, grandissimo. Ribaltiamo la partita, giusto così abbiamo creato più noi. Gioca sempre fuori dall'area di rigore con il nostro Rodriguez che ruba il pallone e può partire Sassuolo. Attenzione, Rodriguez è già qui, bravissimo. Il tocco a Tevez, riesce a tenere il pallone, Tevez se ne va. Trattenutissimo, trattenutissimo. Pallone fuori però, Finisce il primo tempo ragazzi, ottimo Sassuolo, andiamo nel secondo tempo e facciamo altri gol. Si porta a spasso un avversario, scivolata, è un fallaccio questo. Questo è un fallaccio, il numero 77 se non ho visto male. Sì, 77, viene ammonito Brozovic. L'Inter ci prova, l'Inter ci prova. Attenzione a questo tiro, Tabanelli. Non blocca, la palla rimane lì, meno male, fuori. E fai la finta e vai al tiro. Una cacata, Gabigol niente. È il momento di fare qualche sostituzione. Esce Bellerin, entra Alastra. Abbiamo bisogno di energie fresche. Entra Marcos a posto di Rodriguez. Il giocatore è ancora giovane e si stanca velocemente. Esce Coman che non si è proprio visto. Entra Castillo. Punizione che batte Tevez. Si incarica Tevez di ribatterla. Attenzione al tiro di Tevez. Mamma mia che gol! La tripletta di Tevez! 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 Incredibile! Incredibile gol di Tevez! Che da oggi lo chiameremo Tevez! Bellissimo gol! Ancora un gol su punizione spettacolare! Di Gennaro ha invocato San Gennaro, ma non ci è arrivato all'incrocio! Non ci è arrivato neanche San Gennaro, ci arriva lì! Yam ya! Attenzione all'Inter, pallone lì! Che parata ha fatto Tabanelli! Che parata a respi... Mamma mia ragazzi, che partitone! Che gol ha fatto? Barkley? Che gol ha fatto? Non ci credo! Che gol ha fatto? Mio Dio, il numero 23 dell'Inter ha esploso un tiro precisissimo. Nulla da fare neanche per Tabanelli. 3-2, si riapre la partita. Dai! Attenzione a Brozo. Attenzione a Tevez. Gli ruba il pallone Tevez. Tevez, Tevez, ancora Tevez! 4-2! Volevo chiamare il titolo di questo video Tevez, invece non posso dirlo. Non posso dirlo perché ha fatto 4 gol. Ha fatto 4 gol. Che erroraccio Brozovic. Non poteva commettere fallo perché era già ammonito. Tevez lo semina e va a infilare questo pallone. 4 gol in una partita, finalmente. Ok, ok, Tevez, ancora Tevez, si gira, salta l'avversario, ancora Tevez, Tevez, il tiro deviato, mamma mia, questo fa il quinto gol oggi. Mancano 8 minuti ma può arrivare il quinto gol di Tevez. Orsic, Lex,
Lex, Orsic, va via, Orsic, pallone, attenzione, incredibile, Tabanelli, che parata, comunque onore all'Inter, ha fatto una bellissima partita, qui Orsic da ex ha provato a fare gol, Tabanelli la va a toccare, quel tanto che basta per non subire gol, siamo al recupero, ci prova l'Inter, ancora un colpo di testa, attenzione, il pallone è rimasto lì, il tiro, ancora Tabanelli su un tocco di un difensore, mamma che partita, e finisce ragazzi, e finisce, che partita, 4-2 Matevez ragazzi, Matevez si porta a casa il pallone, però ha fatto 4 gol, mamma mia il poker di Tevez. Questi sono i risultati, occhio perché la Juventus ha pareggiato, il Milan ha perso contro l'Udinese, l'Atalanta ha perso in casa contro l'Hellas Verona, il campionato cambia, la classifica cambia di nuovo, andiamola a vedere. Siamo a 4 punti di distacco dai bianconeri, ci troviamo in seconda posizione. Con 2 punti di distacco poi c'è il Milan, segue l'Atalanta e l'Udinese. Attualmente in Serie B c'è Genoa, Chievo e Carpi. E adesso andiamo a vedere nella prossima puntata quali saranno le squadre che affronteremo. Nella prossima puntata si deciderà la qualificazione del Sassuolo. Giocherà prima con il Carpi e lì facciamo turnover. E poi partita contro il Paris Saint-Germain. Ragazzi, se questa puntata vi è piaciuta, mi raccomando, cerchiamo di arrivare a 1500 like. Ragazzi, non siete costretti a lasciare il like. Io ve lo dico solo per spronarvi a lasciarlo, perché sennò ve ne dimenticate. Io vi do un bacione, vi voglio bene a tutti e ciao a tutti da PierDarkKnight91. Ok, andiamo. Dai che scopriamo oggi. Oggi scopriamo qualcosa. Eccolo qui. Ma... Mica movimenti. Bellissimo sto cane. Watson, I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Ok. Dov'è il cagnolino? Cagnolino. Non lo vedo. Dove ce l'ha? Ce l'ha in mano? Non mi dire che ce l'ha in mano. No. E dove sta il cane? È sparito il cane, ragazzi. E adesso dobbiamo indagare pure sulla scomparsa del cane.